Sì, basta di queste cose normali. Troppo normale, se no fate salire voi, infatti, il cachet. E la canzone, se non sbaglio, l'ha scritta Fabrizio. Mi viene quasi una domanda classica: da cosa hai preso ispirazione? No, in realtà, come hai iniziato a scriverla? Cioè, quando hai iniziato a scriverla, hai detto questo è per Sanremo? Quante volte ti l'hanno fatta sta domanda? No, in realtà il pezzo ci stavo già lavorando prima di Sanremo. Però una volta entrati, cioè, con il nostro nuovo manager, no? Lui ci ha chiesto direttamente: ragazzi, facciamo qualcosa per Sanremo, proviamoci. E io ho detto: guarda, io sto scrivendo una canzone che in realtà era nata a suo tempo in inglese, no? Però penso che, cioè, da come l'avevo studiata io in inglese, già mi piaceva. Poi trasformata in italiano funzionava veramente bene. E quindi ho detto: proviamo con questa. Ed è andata bene, perché noi abbiamo mandato il nostro provino lì, e Pippo e la giuria l'hanno preso subito. Ecco, come succede? Voi mandate il CD, comunque la demo. C'è una scrematura dei primi 1200 che chiedono, sì, ne rimangono 20. E ricordiamo, non hanno preso gente tra cui Irene Grandi, cioè hanno preso magari voi con questo pezzino attivo e non... pezzi, no, no, qua abbiamo un fan sfegatato di Irene Grandi, quindi un colpo. No, però per dire che ci sono certi artisti che non vengono presi, invece altri, voi magari l'avete mandato quasi per qua. Ma è una cosa diversa comunque, Irene Grandi avrebbe partecipato tra i big, quindi è diverso. Cioè questa selezione sia solo nella categoria giovani. Tra i big è una scelta, non è una selezione. Però è sempre un qualcosa di... Cioè, cosa avete provato voi quando ve l'hanno comunicato che avreste partecipato abbiamo a Sanremo? Abbiamo risultato tipo per 6 ore di senso. E ci siamo ubriacati per 24. Va sotto il capitolo ubriachezza molesta questa. Esatto, no, attimo, è sicuramente contenti. Sì, cioè, qualsiasi. Una volta che sai che vai a Sanremo, sai che ti guarderanno 9 milioni di persone, capito? Quindi hai 3 minuti in cui puoi veramente dimostrare e portare la tua musica. Eppure voi avete fatto concerti in Giappone, in Francia, comunque è internazionale, qualcosa di internazionale. Cos'è che vi dà più emozione, cantare qua in Italia o aver cantato e fatto autografi magari anche a giapponesine? Cioè, non è proprio tutti i giorni. La più emozionante forse, in Giappone. Il fatto stesso di essere appunto in un paese così lontano, il fatto che la gente ti riconoscesse è un po' surreale. Poi due culture che si incontrano. Cioè... Avete portato la nostra cultura, ce l'avete esportata voi, vi dobbiamo un grazie forse. Io non so perché non vi premio, no, scherzo ovviamente. Dovrebbero darci il nome. Sì, infatti, non so perché... E vai, ci arriviamo alla conclusione anche perché tra un po' andate a cantare. Quanti concerti avrete fatto più o meno da quando avete creato questo gruppo? 897, no, mi pare. Super giù, 98. Contando anche proprio le lettere, i pub, quelli in casa mia. A trovare. Qualche centinaio, beh. E qual è quello che ricordate maggiormente, magari quello che vi ha... Giappone, tutti, penso. E dipende se è in Giappone, Tokyo. Esatto, 3.000 persone, stupendo. Adesso dove volete arrivare con la musica? Oltre a voler, ovviamente, uno sta con via di per terra, vogliamo vivere di musica, certo. Però vedere artisti internazionali di un certo calibro, che non solo ci vivono di musica, ma fanno sognare la gente, fanno vivere anche e star bene anche altra gente. Voi dove volete arrivare? Più dove? Certo, magari riuscire a partecipare a qualche grosso evento, qualche grosso festival, magari si parla dei prossimi anni, noi alla fine siamo ancora molto giovani, quindi abbiamo un sacco di tempo. E... però adesso ci divertiamo a suonare qua in Italia, anche all'estero, in Giappone, speriamo di tornarci. Prossime date, oltre qua nel... Suoniamo a Como, il 27 luglio, esatto. E ad Ascoli Piceno, il 10 agosto. E il 19 aprile. Sì, vabbè, a parte di Roma. Sì, poi faremo in Transilvania, oggi ci diciamo faremo in Transilvania, in Milano, Roma, Riccione. Sempre comunque estate in date da definire, quindi lavorate tutta l'estate, se possiamo chiamarlo lavorare, perché penso che per voi sia un divertimento, è quello che ci piace fare alla fine, quindi lo facciamo ben volentieri. E poi partirà il tour autunnale, quindi ritorneremo in club e gireremo l'Italia. E ovviamente col vostro pubblico, con le fans, vi tenete in contatto via MySpace, abbiamo visto che sì. Sito ce l'avete
aggiornarci, esatto. Quindi è il MySpace soprattutto che curate, che vi tiene. Chi è che di voi quattro? Esattamente tutti e quattro, nel senso. È aperto in quattro computer. Se qualcuno ci scrive su MySpace siamo noi personalmente a rispondere, quindi invitiamo tutti il filo MySpace a iscriverci. Ho fatto un saluto alle ragazze, alle fan e so anche ai ragazzi, per carità. Lo so che voi guardate le ragazze, adesso si inquadrano. So che voi guardate solo le ragazze, fuori è pieno. Adesso non so chi di voi abbia già cucato stasera. Sono single. Io ho cucato con l'altro gruppo. Inquadrare. Siamo compagni di facoltà di economia, allora. Ah, quindi ci intendiamo. Fate pure un saluto a Torino TV così, che vi porta bene, dicono così. Allora, un saluto a Ciao Messi, un saluto a tutti gli ascoltatori e i guardatori di Torino TV. Ciao!